Bentrovato sulla notizia.tv. Assaltato a Pedagaggi un furgone carico di tabacchi. I banditi, dopo aver immobilizzato l'autista del mezzo, si sono impossessati di numerosi pacchi di sigarette destinati alle rivendite di Carlentini. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Carlentini. No alla chiusura dell'ufficio territoriale delle entrate di Lentini. L'appello viene lanciato dai professionisti dell'area tributaria e fiscale. Il servizio. No alla chiusura dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Lentini. E questo l'appello lanciato dai professionisti dell'area tributaria e fiscale che operano nella zona e tra questi ovviamente anche i consulenti tributari iscritti all'ANCOT, Associazione Nazionale Consulenti Tributari. Nei giorni scorsi, ha detto Gesualdo Bilinceri dell'ANCOT, abbiamo inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Direzione per le Agenzie delle Entrate, oltre al Prefetto di Siracusa e ai sindaci dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte per chiedere l'immediata sospensione del provvedimento di chiusura, ritenendo che non esiste alcun presupposto per la chiusura della struttura. Nella lettera i professionisti dell'area tributaria manifestano il loro dissenso per la chiusura dell'importante ufficio finanziario che espleta i servizi per un bacino di utenza di oltre 100.000 contribuenti nell'area dei comuni di Lentini, Carlentini, Francofonte, Augusta, Buccheri, Melilli, Scordia, Palagonia e tutte le frazioni ad essi connessi. La chiusura dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Lentini comporta quindi l'eccessiva onerosità in termini finanziari ed economici per tutta l'utenza che si dovrà necessariamente recare a proprie spese a Siracusa, aggravato dal fatto che per pratiche di modesto importo la spesa da affrontare può superare anche l'importo della pratica stessa. Un aumento dei tempi occorrenti per l'espletamento delle pratiche unitamente a quello dei viaggi da e per Siracusa saranno così lunghi e disarticolati da non consentire ai contribuenti di ricevere un adeguato e tempestivo servizio. Oggi campagna informativa per la prevenzione dei tumori nell'auditorium del polivalente scolastico di Lentini. A relazionare su questa importante problematica è stato il professor Riccardo Vigneri, presidente regionale dell'AIRC. Campagna informativa per la prevenzione dei tumori femminili, oggi nell'auditorium del polivalente scolastico di Lentini. A relazionare su questa importante problematica è stato il professor Riccardo Vigneri, presidente regionale dell'AIRC. Ecco, professore Vigneri, oggi è stato molto chiaro con i ragazzi, il tumore si può anche prevenire, basta un po' di attenzione in più. Certamente si può prevenire e quello che si chiede è attenzione a due aspetti. Uno, la prevenzione primaria, cosa si può fare per evitare che ci venga un tumore. Il secondo è la prevenzione secondaria. Cosa si può fare per far sì che ci accorgiamo di un tumore all'inizio, quando del tumore si può completamente guarire? La prevenzione primaria riguarda fondamentalmente tutti quegli elementi ambientali che dipendono da noi e che ci consentono di evitare quelli che sono chiamati i carcinogeni, cioè delle sostanze che favoriscono le alterazioni genetiche che sono responsabili del cancro. Ecco professore, in Italia sono pochissimi i fondi destinati alla ricerca, l'AIRC ha un ruolo importante su questo fronte? In Italia sono pochissimi ed è, vorrei dire, una situazione quasi scandalosa che un paese come il nostro, uno dei primi 10 paesi dal punto di vista del prodotto lordo e del prodotto generale del paese, investa 1,2% del PIL nella ricerca. Questo tra l'altro è molto al di sotto della media dei 27 paesi europei. I 27 paesi europei che includono Grecia, Bulgaria, Romania, Slovacchia hanno una media di 1,96, l'Italia 1,27. Perché in Italia diventa difficile fare ricerca e la ricerca di fatto diventa una
difficoltà del creare e formare ricercatori e di avere i finanziamenti perché questi ricercatori possano lavorare. È tutto anche per oggi, grazie della cortese attenzione, a risentirci alle prossime edizioni.